Avrete forse sentito parlare della lista Lagarde, della corruzione ai più alti livelli del governo greco o ancora della lista Falciani. Però non sapete che dietro questi nomi si nasconde la più grande ostruzione giudiziaria della storia europea. Heya! Oh? Un saluto agli amici del blog di Peppe Grillo. Sono molto contento di poter partecipare a quello che facete tutti. Siete un esempio di attività, di iniziativa per tutta l'Europa, lo credo. Dunque spero che avremo diverse occasioni di lottare tutti insieme perché il nostro mondo sia un poco migliore. Ho lavorato per diversi anni per una delle più grandi banche del mondo, a Monte Carlo, in Svizzera, e in altri posti simili. Li dovreste conoscere, sono i paradisi fiscali. Qual è il legame fra le nostre banche e questa finanza grigia? Il denaro oggi passa da banca a banca e da paese a paese. Per noi un prestito nel nostro paese si può decidere stando all'estero, senza esserne consapevoli. Tutto dipende dalle garanzie bancarie, le quali si trovano in maggior parte fuori dall'Italia. Ma se il vostro datore di lavoro ha bisogno di un prestito che dipende di una garanzia all'estero, il vostro lavoro, la vostra casa dipenderanno all'estero. Partecipavo ai progetti strategici che permettano a queste banche di continuare a essere ancora più segrete. Sono quelle che ci chiamiamo banche private, che stanno al centro di tutta questa parte oscura, che pochi conoscono e di cui, quindi, capiscono ancora meno l'importanza. Private perché protette dai nostri sguardi e dal nostro controllo. Avrete forse sentito parlare della lista Lagarde, della corruzione ai più alti livelli del governo greco o ancora della lista Falciani. Però non sapete che dietro questi nomi si nasconde la più grande ostruzione giudiziaria della storia europea. Queste liste e molte altre informazioni le ho trasmesso io stesso 5 anni fa. Ignorate però il fatto che l'Italia e altre numerose giustizie del mondo intero sono state private dalla maggior parte di queste informazioni, private di un chiarimento unico sui meccanismi dell'opacità finanziaria. Dal maggio scorso si è aperta un'inchiesta che per una volta si interessa non solamente ai corrotti, ma al sistema stesso. In qualche mese, in Francia e in Spagna, gli investigatori lavorando in equipe hanno raccolto le prove per perseguire non solamente le banche locali installate in ogni paese, ma anche la casa madre, in Svizzera. Altri magistrati di altri paesi sono sul punto di unirsi a questa causa. Se vi parlo d'occasione unica ed equipe internazionale di investigatori, è perché per cambiare il corso delle cose bisogna unirsi in rete. Perché quando un elemento della rete è ostacolato, gli altri agirino l'ostruzione e la rete continui a funzionare. Abbiamo un'occasione unica per invertire il corso della corruzione. Mi rivolgo a voi in questo inizio 2014 perché almeno un giudice italiano contatti il suo omologo francese, il giudice Van Ruinbeck, o il suo omologo spagnolo, il giudice Rus. Ognuno di loro è il migliore nel proprio paese nella lotta contro la corruzione. L'Italia ha un gran ruolo da giocare per la sua storia di lotta contro la mafia e la corruzione. È un'occasione da non perdere. Da 5 anni collaboro con la giustizia del mondo intero perché ho potuto recuperare prove a sufficienza perché potessero agire. E grazie a questo lavoro fatto insieme a diversi numeri specialisti, membri d'associazioni, funzionari di Dogana, del Fisco, della Guardia di Finanza, che abbiamo elaborato un progetto pragmatico per finirla con tutto questo. Consiste nel riunire le transazioni tra le banche senza preoccuparsi delle persone, senza bisogno di rivelare i beneficiari delle transazioni, riunendo solamente le informazioni senza identità. Queste informazioni diventano disponibili a un gran numero di esperti che potrebbero ricercare e immediatamente dissuadere le malversazioni. Già, permettere la condivisione di un'informazione
significa lottare contro l'impunità e far retrocedere l'ombra. Per una volta non saremmo noi cittadini ad essere sorvegliati, ma le banche. Tutto può cominciare da una banca che accetterà di delegare una parte del suo lavoro di vigilanza ad un'entità autonoma, finanziata dal cittadino. Per la banca sarà un risparmio, quindi un vantaggio concorrenziale verso le altre che rifiuteranno di parteciparvi. Sappiamo che in Vaticano Papa Francesco ha già intrapreso la riforma del suo sistema finanziario, lo IOR, Istituto Opere di Religione. Potrebbe essere la prima banca ad integrare questa rete di condivisione delle informazioni rese anonime di queste transazioni. Che valore simbolico avrebbe questa scelta? Un simbolo all'altezza del suo impegno. Noi italiani, noi spagnoli, noi, ma potrei dire noi francesi o noi greci, abbiamo abbandonato la nostra democrazia. Le elezioni europee ci danno l'occasione per trattare il problema dall'alto. In Spagna e in Francia siamo già in tanti a riunirci per portare avanti il progetto di controllo finanziario che può svilupparsi con o senza l'Europa, ma che vincerebbe sicuramente se sostenuto a livello europeo. Movimenti di cittadini di diversi paesi, l'Indignados, il Partito X spagnolo e numerose associazioni sostengono già questo progetto. Sta a noi portarlo al Parlamento europeo. È la nostra occasione, non fra 20 anni, ma fra 5 mesi, per ritrovare le basi di una democrazia. Che la Grecia ci ricordi che la democrazia è più possibile combattendo la corruzione. Più importante è chiaro che si passa parola di tutte le cose che possono essere utili nella giustizia, nel voto, che senza l'occasione di votare per un partito che non tiene un'organizzazione ierarchica dove tutte le persone hanno la libertà d'espressione, che non siamo sommetti a un partito, che i deputati devono essere indipendenti, perché tutti rappresentano il popolo e non un partito.